Napoli e Cesena, argentino, anche passaporto italiano. Si riparte con il Sappada in possesso del pallone. Lancio lungo nella zona dove c'è Barbosa che interviene di petto, poi proprio Santana tocca all'indietro per Di Cesare. Sansone innescato largo sulla corsia di destra, può attaccare Sansone con il sinistro, cerca Sgrigna di prima per Diop in aria, Diop ancora una volta messo giù. Intervento da parte del direttore di gara che per la seconda volta concede un calcio di rigore al Torino, e anche in questo caso a procurarselo è Diop, che non soltanto ha già messo a segno tre reti ma si è anche procurato due rigori. Vediamo se il fallo avviene in area. La trattenuta forse era iniziata qualche centimetro prima, questa volta va Sgrigna peraltro a battere dal dischetto cercando la doppietta personale. Sgrigna parte con il destro e spiazza il portiere avversario Pergagnin. Secondo gol per Sgrigna, diventano 14 i gol del Torino. Ricapitolando, sono 3 di Tiop, 3 di Bianchi, 2 di Meggiorini, 2 di Verdi, 2 di Sgrigna, 1 di Masiello e 1 di Sansone. Quando siamo al 25esimo minuto del secondo tempo. Secondo tempo giocato a ritmi più bassi con un Sappada che ha mandato in campo tante riserve ed è sembrato ancora meno efficace come sparring partner rispetto a quello del primo tempo. Ci sono stati spazi ancora più ampi che si sono aperti nella fase offensiva del Torino. Di Cesare per tocco in avanti nella zona di Sgrigna, la sponda per l'avanzamento sulla corsia di destra da parte di Gorobsov. Alla terminata fra le mani del portiere Bergagnin. Gorobsov che torna al Torino, almeno per questa parte di preparazione. Lo scorso anno ha giocato in prestito al Poli Timișoara in Romania, ha collezionato 12 presenze senza segnare neanche un gol. Era stato prestato anche in precedenza a Cesena e Vicenza. Riceve intanto Sansone sul lato corto dell'area, traversone mancino di Sansone, palla che scavalca la testa di Sgrigna, c'è Diop dall'altra parte ma non ha meglio il difensore del Sappada, anche se Diop di forza riesce a imporsi. Ancora Diop con grande caparbietà recupera questo pallone per poi appoggiarlo su Barbosa. Gazzi dribbling a provare a superare Stefano Colle Winkler. E poi Di Cesare cerca Sansone di prima, Sansone dialoga con Sgrigna, spazio per il mancino, Sansone conclusione, si distende il portiere, Sgrigna, tapin vincente, ma la posizione di Sgrigna, vediamo se era buona o no. Abbiamo visto i giocatori del Sappada lamentarsi per un presunto fuorigioco da parte di Sgrigna, in effetti il gol non è valido, c'era l'offside di Sgrigna e si riparte con il calcio di punizione battuto dalla difesa del Sappada sul tiro di Sansone. Sgrigna era già in posizione irregolare e adesso c'è la chiusura difensiva da parte di Gorobsov con l'appoggio all'indietro un po' rischioso su Gillet. Gillet che deve dialogare con i suoi difensori centrali che sono adesso Di Cesare e Ferronetti. Gazzi va da Santana che alza la testa, prova ad avanzare, cerca di innescare il taglio di Sansone, area di rigore, Sansone non perfetto il controllo, Sansone può calciare con il mancino, assegna ancora Sansone. Si tratta del secondo centro per l'ex attaccante del Sassuolo. Sembra essersi calato più che bene in questa posizione di esterno nel 4-2-4 di Ventura, esterno destro che Ventura gli sta chiedendo di occupare in questa sua prima apparizione in maglia granata. Eccolo qui, non perfetto il controllo iniziale, poi aspetta l'uscita di Bergagnin prima di colpire con il mancino e superare il portiere del Sappada. 15 i gol segnati dal Torino, mentre c'è ancora qualche cambio per il Sappada con il numero 3 Giacomo Rossa che fa il suo ritorno in campo. Chiaramente queste gare amichevoli si possono anche rimandare sul terreno di gioco elementi che erano già usciti in precedenza, come nel caso di Giacomo Rossa,
ancora qualche altra sostituzione per il Sappada, mentre il Torino, come diciamo in precedenza, ha esaurito i suoi cambi con gli ingressi di Barbosa e di Gorobsov a completare il lotto di tutti i giocatori a disposizione di Ventura, compreso Ferronetti. Ricordiamo che non è a disposizione Brighi perché è vittima ieri di un affaticamento muscolare, entrambi i polpacci, e quindi quest'oggi tenuto a riposo, mentre c'è adesso una rimessa laterale a favore del Torino. In realtà l'unico assente rispetto a quella che ad oggi sarebbe la formazione iniziale del Toro, mentre vediamo ancora il presidente Urbano Cairo, è Ogbonna. Per il resto tutti gli altri giocatori sono in campo quest'oggi. Si può ipotizzare una presenza dall'inizio di Brighi nella formazione tipo, se appunto sarà in condizioni l'ex giocatore della Roma. Intanto il Toro attacca ancora sulla corsia di sinistra con Santana, che tocca per Barbosa, si accentra, il giovane brasiliano vince un paio di contrasti, ancora Barbosa, conclusione con il tessero alta di un soffio, applausi per l'azione personale di William da Silva Barbosa, classe 1994, brasiliano, nato il 17 febbraio del 94, non a caso è anche il numero di maglia che indossa, elemento che ha fatto bene lo scorso anno con la Primavera. Qui si fa notare per questa bella azione personale per il destro che poi termina alto sopra la traversa, rilancio per il portiere del Sappada Bergagnin, e palla riconquistata subito dal Torino di Cesare, va basso in diagonale a cercare Sgrigna, ancora una volta di Cesare, si propone in avanti, vince un contrasto, prova la puntata offensiva di Cesare, poi si oppone con il corpo sul pallone rilanciato dai difensori avversari, azione fuori, rimessa che sarà a favore del Torino proprio con William Barbosa da Silva, e vicino c'è anche Mario Santana, eccolo qui inquadrato, si muove verso il centro l'ex giocatore del Napoli, cercato Diop che scambia con il compagno la Primavera Barbosa, Gazzi con il sinistro cerca sulla corsia centrale De Feudis, appoggio di De Feudis per Ferronetti, poi Gorobsov, tocco di Gorobsov verso Sansone che riceve in posizione di ala destra, Sansone può crossare con il destro, Sgrigna a segno di testa, diventano tre anche i gol di Sgrigna, tripletta per lui come per De Feudis e per Bianchi, traversone con il destro che non è il piede preferito di Sansone ma molto ben calibrato, difesa del Sappada che concede a Grigna di staccare di testa e di realizzare alle spalle di Bergagnin. 8 gol per tempo per il Torino adesso, 16-0 il punteggio a favore dei Granata, efficace anche la formazione schierata nel secondo tempo da Giampiero Ventura, totalmente nuova adesso, aveva confermato nella formazione iniziale del secondo tempo Darmian che era stato spostato nella posizione di esterno da quella di centrale, Masiello invece era stato confermato come terzino a sinistra, poi invece con gli ingressi di Barbosa e di Gorobsov sono usciti anche Masiello e Darmiane, quindi l'11 del secondo tempo adesso è completamente diverso rispetto a quello del primo per Ventura. Tenderini appoggia all'indietro su Colle Winkler che va a cercare il portiere Bergagnin, subisce un po' di pressione avversaria Bergagnini, la palla viene recuperata effettivamente dal Torino con Gazzi che gira per Diop, Sgrigna innesca Sansone che può attaccare, Sansone salva in campo di tacco il pallone, traversone di De Feudis, palla buona per Santana che prova un dribbling, Santana altro dribbling, ancora Santana prova a sfondare letteralmente il muro difensivo del Sappada ma alla fine non riesce a concludere verso la porta, nulla di fatto quindi per Mario Santana, e pallone fra le mani del portiere Bergagnini che effettua il rilancio lungo, stacco in anticipo da parte di Cesare, scontro piuttosto duro, è rimasto a terra un giocatore del Sappada proprio dopo il contrasto con Di Cesare, allora serve l'ingresso in campo dello staff medico mentre lo stesso Di Cesare va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario. Valerio Di Cesare, giocatore che era passato anche dal vivaio del Chelsea, cresciuto nel giovanile della Lazio, nativo di Roma, arrivato poi al Chelsea, mentre qui vediamo che il gomito effettivamente è un po' alto da parte di Di Cesare che proprio con il gomito colpisce la testa dell'avversario. Giocato poi nell'Avellino, Albino Leffe, Catanzaro, Mantova, Vicenza dal 2010
milita nel Torino, titolare quasi sempre con l'Erda nel 2010-2011, poi l'anno scorso 21 presenze, si è diviso un posto da difensore centrale con il polacco Glik. Il suo primo gol in maglia granata l'ha segnato l'8 maggio nella vittoria per 3-1 contro il Padova. Valerio Di Cesare, che come diciamo è fra i papabili per una cessione, si è parlato in particolare della Spezia come, dello Spezia come possibile destinazione per il 29enne nativo di Roma. Appoggio di Gazzi all'indietro per Ferronetti. Ferronetti, come dicevamo prima, svincolato dall'Udinese, messo sotto contratto dal Torino, in attesa però che tutto divenga ufficiale e sicuro. Il Toro vuole verificare le condizioni di questo giocatore molto sfortunato nella sua carriera. Ci prova adesso ancora il Toro a mettere in movimento Sansone. Gorobsov lotta su questo pallone, lo tiene in gioco servendo De Feudis, poi Gazzi con il sinistro va a cercare Santana di prima, Diop cerca spazio, Diop area di rigore, servito Santana su cui recupera Offer. Troppo lenta l'azione di Santana, che ha permesso al numero 2 avversario di tornare su di sé e quindi interrompere la sua azione deviando la palla in calcio d'angolo. Corner per il Torino. Pallone servito in mezzo, colpo di testa di Diop sull'uscita a vuoto del portiere, ma la palla termina sul fondo e sarà quindi rimessa a favore del Sappada. Qualche indicazione da parte di Sgrigna e qui l'inquadratura è ancora per il senegalese Abu Diop, fra i più brillanti nel secondo tempo. Sono stati ben 3 i gol realizzati da lui, 3 anche per Sgrigna e 3 nel primo tempo invece per il capitano Rolando Bianchi. Pallone rilanciato in avanti dal Sappada, De Feudis lo riconquista per poi cederlo sui piedi di Cesare. Con il mancino Sansone va di prima a cercare in avanti Diop, poi Santana si propone al suo fianco anche Barbosa. Santana però preferisce andare sulla corsia centrale dove c'è Gazzi. De Feudis per Sansone, con il mancino Sansone prova ad attaccare, Sansone tocca dentro per Santana che è rimasto fermo senza intuire l'idea del compagno. Allora l'iniziativa di Sansone non è andata a buon fine. Qui è Gorobsov che, mettendo pressione su un giocatore avversario, si guadagna una rimessa laterale. Rimessa effettuata dal Torino, con adesso la coppia centrale Ferronetti e poi Di Cesare. Va largo a sinistra Di Cesare per Barbosa. Il movimento di Santana cercato da Barbosa, l'anticipo di testa di Offer. Poi Piccinin, poggia all'indietro di Piccinin e pallone servito sui piedi del portiere Bergagnin. Ricordiamo, come si diceva anche nel corso dell'intervallo con il presidente Urbano Cairo, che questa per il Torino è una giornata speciale perché ci sarà la cosiddetta notte granata, festeggiamenti che dureranno fino a tarda notte nella città di Sappada, con anche la presentazione ufficiale della squadra granata al pubblico, anche se ovviamente è una squadra granata ancora incompleta, come diceva lo stesso patron Urbano Cairo. Qui intanto il Sappada cerca di toccare per Romano con Puntile, che ha provato a innescare il numero 14, nulla di fatto e palla che si è spenta al di là della linea di fondo. Inquadratura con il numero 14 per Gazzi, ex Siena, acquistato il 13 luglio a titolo definitivo nell'operazione che ha mandato Matteo Rubin dalla maglia granata a quella dei bianconeri toscani. Peraltro Gazzi nativo di Feltre, non lontano da Sappada, si è detto particolarmente contento di disputare qui il suo primo ritiro con la maglia del Torino, lui che aveva militato anche nel Bari, nella Regina, nella Viterbese, Lazio e Treviso. Eccolo qui Gazzi che di prima intenzione tocca in avanti per la coppia centrale Sgrigna, Diop, scivola Diop e non può rincorrere il pallone, quindi viene addomesticato dai difensori del Sappada. Ancora Gazzi, dialoga adesso con Santana, riceve l'argentino al tocco di ritorno, va indietro a servire Barbosa e poi Di Cesare evita che sul pallone possa arrivarci un giocatore del Sappada. Tocco di Cesare è per Ferronetti, poi Sansone che indietreggia per appoggiare ancora il pallone sullo stesso Ferronetti, passa in verticale verso Diop, lotta Diop, prova a riconquistare questo pallone
intervento da parte del direttore di